Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e CM Punk è tornato. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Everybody calm down! No, vabbè, lasciando da parte il clickbait più becero, è meglio dire che CM Punk è apparso nel programma WWE Backstage in onda su Fox Sports One. Si è presentato al termine della puntata di questa settimana ed è stato confermato che, a partire da martedì, farà parte della schiera di opinionisti del programma. È proprio qui che sta l'inghippo. L'atleta di Chicago non è tornato per lottare, ma appunto per partecipare a questo show di discussione. Questo non ha impedito ai fan e ai suoi numerosi sostenitori di fantasticare su un suo possibile ritorno. Però bisogna mettere in chiaro una cosa: CM Punk non è sotto contratto con la WWE, CM Punk è sotto contratto con Fox. Ma lo riconosco, da martedì sera è lecito fantasticare. Questa è un'enorme notizia e seppur non si tratti di un effettivo ritorno in WWE, è quanto di più vicino possiamo avere. Negli ultimi 5 anni, da quando ha lasciato la compagnia dopo la Royal Rumble 2014, un suo ritorno sembrava impossibile. Io in primis sono sempre stato molto scettico e tutte le volte che mi veniva chiesto se fosse possibile un ritorno di CM Punk, io rispondevo no. Ma chi lo sa, magari è davvero cambiato qualcosa. Deve essere così. Il tempo deve aver aiutato Punk a superare molto del suo astio e risentimento verso la WWE. Altrimenti non mi spiego la sua partecipazione ad un programma che presenta il logo della compagnia. Quindi, chissà se nei prossimi mesi, con la Royal Rumble e WrestleMania sempre più vicini, la WWE possa offrirgli qualche proposta per un ultimo match. Poi, voglio dire, in WWE ci è tornato anche Bret Hart, nonostante lo Screwjob, nonostante la morte del fratello Owen durante un pay-per-view, quindi è proprio vero che il tempo guarisce ogni ferita. Però, per ora, posso dirvi questo, che sono contento di questa notizia. Posso dirvi di essere contento di aver fatto finalmente pace con CM Punk. Per chi si ricorda, nel 2014 feci un video molto critico sull'atleta di Chicago e sulla sua decisione di lasciare la federazione. Best in the world, ma sul divano di casa. Era una frase forte e piena di astio nei suoi confronti, non ho alcun problema ad ammetterlo. Sarà che, come tutti, credetti alle parole dette durante la Pipebomb. Sarà anche che il personaggio del rivoluzionario divenne parte di lui, ma fu più forte di me. Vidi il suo abbandono e molte delle sue dichiarazioni come un tradimento. Perché lui è CM Punk, il rivoluzionario che non si piega al sistema, ma che invece di combatterlo se ne va a casa. Una pugnalata dritta al cuore, probabilmente perché prima di prendermela così tanto, io ci credevo davvero in CM Punk. Con la famosa puntata del podcast con Colt Cabana riuscii già ad accettarlo di più. Finalmente ero riuscito a capire anche le sue motivazioni. Mi fece molto bene ascoltare la sua visione della storia. È un po' come se mi avesse fatto fare pace col suo passato. E adesso sono contento di vedere che anche lui abbia fatto altrettanto. Nelle interviste è più rilassato e si percepisce maggior serenità quando gli vengono fatte domande sulla WWE, perché, proprio come me, non ha più il dente avvelenato come nel 2014. C'è chi invece proprio non riesce a far pace né col passato né col presente. A tal proposito, mi ha stupito non poco andare su Twitter e vedere in quanti abbiano dato a Punk del venduto per questa sua decisione. E metto la mano sul fuoco, sono certo che molte di queste persone sono le stesse che durante un qualsiasi show cantavano il suo nome nella speranza di vederlo tornare. E se siete tra queste persone, fate un favore al mondo. Ammazzatevi. Davvero, sono serio, non avete più nulla da fare o da dire, il vostro apporto è nullo, non avete nulla da offrire a questa società. Ma chi può dirci cosa ci riserverà il futuro? Beh, sono CM Punk. Per adesso gli auguro di sentirsi realizzato e felice, qualunque sia la sua scelta, sia che vorrà tornare a lottare o che si limiterà a partecipare come opinionista ad un programma che fino all'altro ieri non conosceva nessuno. Voi invece cosa ne pensate di questo ritorno di CM Punk? E credete che possa salirgli la nostalgia per tornare a lottare? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.